Ciao amici di Big Relax, benvenuti nel mio video della sezione delle sfide settimanali per avere la pancia piatta in soli 6 giorni. Questo video lo trovate nel mio sito internet www.pigrilates-pilatesperpigri.com o semplicemente visitando il mio canale internet di YouTube. Ora, amiche di Big Relax, è giunta per voi l'ora di scendere dal divano e salire sul tappetino. Bene, iniziamo col primo esercizio della sfida settimanale di oggi. Ci mettiamo in posizione seduta sul nostro tappetino con ginocchia piegate vicino al mio petto, mani appoggiate alle ginocchia. Inspiro, allungo la mia schiena vertebrale ed espirando, scendo, curvo la schiena e vertebra dopo vertebra, scendo e appoggio per ultimo la mia testa. Come primo esercizio c'è il de-handled. Attenzione, metto le gambe in overtop o piegate davanti a noi a 90 gradi, braccia distese parallele al mio tappetino. Ora mi raccomando, attenzione, farò 4 oscillazioni di braccia inspirando, subito dopo 4 oscillazioni di braccia espirando. È un esercizio uno di seguito all'altro, attenzione, eh? E salgo su, inspiro con la testa e con le spalle, rimango in questa posizione per tutto l'esercizio. Quindi inspiro 1, 2, 3, 4, espiro 1, 2, 3, 4, contrazione addominale nella respirazione, risucchiamo l'ombelico. Inspiro 1, 2, 3, 4, espiro 1, 2, 3, 4, inspiro, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, stop, scendo. Questo possiamo farlo con 8 oscillazioni inspirando ed espirando altri 8, oppure come abbiamo fatto adesso, 4, ne potete fare quanto ne volete. Bene, saliamo, ci mettiamo in posizione seduta perché facciamo il secondo esercizio, che è la curva C laterale, scusate, mi stavo confondendo. Curva C laterale, perché andiamo in ordine, seguendo sempre la sfida settimanale. Quindi, ginocchia piegate vicino al mio petto. Inspiro, porto le braccia parallele al mio tappetino ben distese, lungo, davanti a me. Inspiro, allungo la mia colonna vertebrale ed espirando, faccio una torsione del busto laterale e scendo giù. Piego il mio braccio e guardo, con il mio sguardo deve andare dove c'è il mio gomito, che il mio gomito si porterà dietro la mia schiena. Inspiro ed espiro dall'altra parte, laterale, torsione del busto, scendo, il gomito lo porto dietro la mia schiena e lo guardo. Espiro, inspiro, salgo, allungo, contiamo, uno, e scendo. Inspiro, due, scendo, curvo, faccio la torsione. Inspiro, salgo e scendo, espiro, torsione. Guardo il gomito. Inspiro, quattro, e scendo, espiro. Inspiro, cinque, espiro. Inspiro. Dai, che l'ultimo, 6, scendo, faccio la torsione del busto. Inspiro. Stop. Ora facciamo un altro esercizio che sono i crunch. Bene, posizione supina, partendo come abbiamo fatto prima. Inspiro, allungo ed espiro, scendo, scendo. Ok, ora gambe in overtop o a 90 gradi davanti a noi. Prendo. Io prendo gli angoli estremi del mio tappetino perché con questo mi aiuterò a salire su e a non sforzare la cervicale. Ma per chi preferisce può anche mettere le mani dietro la nuca, ok? Quindi gambe sempre in questa posizione. Inspiro, resto in questa posizione sdraiata. Espiro, poi mi porto su espirando e risucchio l'ombelico con la bocca. Inspiro. Torno, espiro, salgo, risucchio, risucchio, contrazione degli addominali, espiro, salgo.
Io mi aiuto col tappetino proprio per non sforzare la cervicale, perché è un lavoro solo di addominali questo, non ci interessa il collo. Contiamo, inspiro, rimango ed espiro, salgo. Uno, inspiro, torno, espiro, due, salgo, inspiro, torno, espiro, tre, salgo, inspiro, torno, espiro. Salgo, 4, inspiro, torno, dai che è l'ultimo, espiro, salgo, 6, certo, 5, espiro, torno. Ovviamente dovrò fare ripetizioni di matematica perché dal 4 sono passata al 6. Attenzione, mi inganno. Ora, facciamo adesso la curva C come prossimo esercizio. Attenzione che la curva C l'abbiamo già fatta mentre ci mettevamo in posizione supina, quindi non è nuovo per voi come esercizio. Allora, inspiro, allungo, sono sempre in questa posizione, seduta, gambe piegate, ginocchia vicino al mio petto, appoggio le mie mani sulle ginocchia e per tutto l'esercizio le mie mani resteranno sulle mie ginocchia. Inspiro, allungo ed espiro. Scendo giù di schiena, faccio una curva con la schiena a risucchio, l'ombelico, spalle non così, non contrazione, mollo, giù, ci interessano solo gli addominali, inspiro, salgo, allungo la mia colonna vertebrale, espiro, curvo la mia colonna vertebrale e risucchio l'ombelico, inspiro, salgo. E contiamo, vediamo se riesco questa volta a non saltare i numeri. 1, espiro, scendo, curvo. Inspiro, salgo. 2, scendo, inspiro. Inspiro, salgo. 3, espiro, scendo. Inspiro, salgo. 4, espiro, scendo, curvo. Risucchio, espiro, salgo, 5, l'ultimo, espiro, curvo, inspiro, salgo, stop. Ora come prossimo esercizio andiamo a fare il crunch laterale. Allora, ci mettiamo in posizione supina, ormai sappiamo, ormai siamo esperti della curva C, quindi inspiro, allungo ed espiro, scendo. Bene. Ora, gambe in overtop o a 90 gradi. Io prendo sempre gli estremi, gli angoli estremi del mio tappetino, ok? Perché mi aiuteranno ad alzare. Ora, inspiro, resto in questa posizione. Espirando, salgo su, torsione del busto. Devo guardare di lato, ok? Dove va il mio busto di lato? Io guardo in quella direzione. Guardo e faccio toccare il gomito del mio braccio sinistro vicino al ginocchio destro, quindi espiro, contrazione addominali, inspiro, torno dall'altra parte, espiro, salgo su, torsione del busto, gomito del braccio destro vicino al ginocchio sinistro, guardo in quella direzione, inspiro, torno, contiamo, in, es, espiro, uno, in, torno, espiro, 2, inspiro, torno, espiro, 3, inspiro, torno, e facciamo fino a 6 ragazzi, espiro, 4, inspiro, torno, espiro, 5, inspiro, torno, dai che è l'ultimo, espiro, 6, inspiro, torno, stop. Bene, ora facciamo il roll up. Attenzione, partiamo già da sdraiati. Gambe ben distese sul nostro tappetino, piedi in flex o a martello, ok? Braccia sopra la nostra testa, ben distese. Inspiro, rimango in questa posizione. Espiro, mi porto su, ok? Testa, spalle, poi vado su.
con l'aiuto degli addominali. Attenzione, contrazione. Inspiro. Vado in avanti. Inspirando, mi porto su con la schiena. Schiena ben dritta, spalle morbide, non rigide. Inspiro ed espirando la mia favorissima, preferita curva C. Inspiro. Srotolo la schiena, vertebra dopo vertebra e la testa è l'ultima che scende, sempre in respirazione. Rifacciamo di nuovo insieme. Inspiro, rimango in questa posizione. Espiro, inizio a salire, salgo. Forza addominali, addominali. Mi allungo. Inspiro, mi allungo su. Espiro, curvo. E scendo. Contiamo. Inspiro, uno, espiro, salgo. Inspiro, mi allungo, allunghiamo la schiena. Espiro, curvo, scendo. Inspiro, rimango. Due, espiro, salgo. Inspiro, mi allungo. Espiro, curvo, scendo. Inspiro, rimango in questa posizione. Espiro, salgo. Tre. Inspiro, mi allungo, espiro, curvo, scendo. Inspiro, rimango, 4, espiro, salgo. Inspiro, mi allungo la schiena, la colonna, espiro, curvo la mia colonna, scendo vertebra dopo vertebra. Forza che questo è l'ultimo, che è il quinto, inspiro, rimango in questa posizione ed espiro, salgo. Inspiro, su con la schiena dritta, mi allungo, espiro, curvo e scendo. Stop! Bene, amiche di Pilates, ora facciamo l'ultimo esercizio delle nostre sfide settimanali che si chiama forbice con gamba singola. Allora, pieghiamo la gamba sinistra, ok? Mentre la gamba destra su in alto ben distesa, il piede della mia gamba destra è a punta come inizio, ok? Posizione neutra della schiena. Attenzione, cosa vuol dire? Che ci deve essere una fessura sotto dove c'è vicino alla parte lombare della schiena dove deve passare la mia mano, ok? Quando c'è questa fessurina. Quindi, gamba ben tesa, mani appoggiate parallele al mio tappetino. Inspiro, espirando, scendo giù con la gamba, piede in flex, espirando, non appoggio sul tappetino, rimane in parallelo, ok? Inspiro, piede a punta, su, gamba destra, espiro, piede in flex, gamba parallela al mio tappetino, non l'appoggio, in, piede a punta, ripeti. Di nuovo in flex, giù, contiamo, punta, in, 1, flex, 2, punta, su, in, 3, flex, 4, espiro, punta, 5, 5, flex, 6, facciamo tutto dall'altra gamba. Attenzione perché non so se ho contato bene, però fate finta che ho contato bene. Allora, perché io poi mi confondo con i numerini. Piede sempre in punta, dritta, gamba sinistra, gamba destra piegata davanti a me. Inspiro, espirando, piede in flex, scendo parallelo al mio tappetino. Non appoggio la mia gamba, non appoggio il mio piede. Punta, inspiro, salgo su. Contiamo, flex, 1. Giù, punta, su, 2, flex, 3, giù, punta, su, 4, punta, flex, giù, 5, punta, su,
Inspiro, 6. Stop. Ok. Questo era l'ultimo esercizio delle nostre sfide settimanali pancia piatta in 6 giorni. Per avere ulteriori informazioni o semplicemente contattarmi, potete visitare il mio sito internet www.pilates-pilatespelpieghi.com oppure potete andare a visitare la mia pagina di Instagram Pilates o il mio canale di YouTube. Ciao amiche di Pilates!